all'essenza naturale delle leggi, no, in base a un accordo cognatici. Guardate che qui secondo me bisognerebbe fare così e così. È la teoria della democrazia fondamentalmente. Cioè decidiamo che abbiamo tutti gli stessi diritti, non perché siamo dello stesso colore, perché siamo figli dello stesso padre, perché siamo della stessa razza, perché siamo tutti della... Perché vogliamo che sia così? Preferiamo che sia così? Beh, perché preferiamo che sia così? Beh, certo, probabilmente ci sono delle ragioni della nostra tradizione, le cose che abbiamo nella testa, i libri che abbiamo letto, le cose che abbiamo sentito dire, ci fanno preferire questo piuttosto che quello. Noi rispecchiamo passivamente quella roba? No, perché giusto dentro tra i libri che ci abbiamo letto c'è anche Voltaire, non solo Sant'Agostino, oppure c'è anche Kierkegaard e non solo qualcun altro. Voglio dire, ci muoviamo dentro a questo orizzonte opponendo ragione ad altra ragione in dialogo con altri, che possono essere i nostri maggiori, gli antenati, i filosofi del passato o anche le altre persone nello stesso tempo, nello stesso spazio esistenziale, eccetera, eccetera. Io sono convinto che è importante, anche per chi poi voglia educarsi alla politica, avere questo senso radicalmente convenzionalistico delle leggi, con un unico principio che, come dire, poi nemine nel ledere, non farà gli altri quello che non vorresti fosse fatto te, cioè ci sono tutti questi principi di ragionevolezza umana banale, proverbiale, che vanno benissimo. L'importante è accentuare l'elemento di convenzione, cioè di concordare, di mettersi d'accordo. E il mettersi d'accordo non può mai nascere dal fatto che tu conosci la verità e gli altri vengono, dice però è proprio, hai scoperto giusto, ciao, guarda, non ci avevo pensato. Non capita quasi mai così. Capita sempre che qualcuno arriva con delle obiezioni e poi piano piano vi accordate, ma certo no, altra proposizione che uso sempre adesso, non diciamo che ci siamo messi d'accordo perché abbiamo trovato la verità, ma diciamo di aver trovato la verità quando ci siamo messi d'accordo. L'etica è un lavoro tutto prima, guardate che anche Aristotele, il grande maestro della tradizione razionale dell'Occidente, pensava così. Il virtuoso è quello che gli altri considerano virtuoso. Non solo questo, ma intanto vai cercando nel tuo ethos. È la nostra storicità che ci dà il fondamento, che non è per l'appunto un fondamento eterno, un fondamento temporale. C'è molto da fare in politica con questa prospettiva. Appunto, cominciate a guardare tutti i casi di bioetica, tutte le questioni sui moribondi che vengono tenuti in vita, tenuti per i capelli anche se sono caldi e non se ne possono andare neanche sparandosi. Tutta la questione degli embrioni, l'aborto, la manipolazione genetica, tutta questa roba deve essere sottoposta il più possibile ovviamente alla discussione, alla negoziazione, all'accordo. Se no troveremo sempre qualcuno che il Comitato Centrale, il Papa, il Vescovo, il partito, la legge naturale, eccetera, eccetera, che ci spiegano che qui ci sono i paletti, oltre questi limiti non si va. E perché? Abbiamo soltanto bisogno di attivare, sì, questo è quello che si chiama la politica. La politica è il tentativo continuo, individuale e di gruppo, di trasformare le leggi secondo la volontà comune, secondo una volontà che si forma in comune. Non è esattamente, anche se è comune, è un'altra cosa. Una volontà che si forma insieme non è esattamente quello che capita nelle nostre democrazie di oggi, perché noi ascoltiamo la televisione, leggiamo il giornale, non discutiamo più. Se c'è un dovere etico nei confronti della politica oggi è di far risuscitare un po' la politica dallo stato comatoso in cui qualcuno la vuole tenere indefinitamente. Grazie.
Allora, belli miei, per citare alla lettera il professor Vattimo, vedete come è facile. Belli miei. Sì, è anche belli questo. Miei. Sai che io prendo appunti e sei fregato, e agli esami non dico 8 punti. No, vedete come è facile passare da una nuova visione della metafisica alla fabbrica, alle case farmaceutiche, a Eluana, al sindacato, all'11 settembre, a Gaza, alla guerra, al rapporto col potere, al colonialismo, all'AIDS, al profilattico, cioè sì, l'elenco è incompleto. È facile ovviamente per uno come Gianni Vattimo, se ci provate con Cacciari vi va assolutamente molto peggio, ve lo garantisco. Io avrei delle cose da chiedere, ma non ho mai visto un dibattito, una lezione di Gianni Vattimo senza domande, quindi davvero lui si è fatto prima la sua filosofia da solo, si fa anche i dibattiti da solo perché non c'è certo bisogno di scaldare il pubblico normalmente. Quindi vi dico, io vi lascio, qui c'è un microfono, credo sia anche qualcuno che è disposto ad allungarvi se volete parlare, e secondo me se volete ascoltare il mio modesto consiglio, approfittate della presenza di Gianni Vattimo per parlargli, chiedergli delle cose e discutere con lui. Se poi invece non c'è nessuno, io le domande le faccio davvero volentieri per voi. Con tanta buona volontà. No, vabbè, ragazzi, sapevate che ero così più pieno di dubbi che di certezze, quindi fate come volete, insomma. Ma però se qualcuno interviene anche solo per dirmene 4, siamo qua apposta, io... siamo qua apposta. No, non ci credo. Adesso lo facciamo. Beh, se per la prima volta, come si dice? Io la cosa più curiosa realmente che mi rimane ancora dopo aver parlato tanto da chiederti è, tu negli ultimi anni, a parte essere andato appunto avanti con questa elaborazione del cosiddetto pensiero debole, però negli ultimi anni, alcuni anni, hai scritto anche dei libri, hai interloquito con uno come René Girard per esempio, però hai sostenuto il tuo in qualche modo ritorno un po' paradossale, ma neanche tanto, al cristianesimo. Credo che questo possa sembrare per molti una aporia, una contraddizione. È la cosa davvero che più continua a incuriosirmi quando ti ascolto. Cioè, come si arriva da questa tua elaborazione filosofica e più generale sulla vita al ritorno al cristianesimo? Non ho detto cattolicesimo ovviamente, ma cristianesimo sì, al di là delle radici cristiane, perché credo che tu abbia fatto una riflessione che va al di là del puro prendere atto che in Italia, in Occidente, la gran parte di quelli che almeno siamo nati qua hanno quelle radici. Mi pare che tu dica qualcosa di più e di diverso. Sì, sì, sì o no? Sì, sì, sì. No, lo so che può darsi che vi abbia lasciato un po' addormentati, non lo so, forse anche. Insomma, in ogni caso io non sono convinto che questo silenzio significhi che tutti sono convinti, anzi, secondo me il silenzio è peggio, come diceva Di Pietro, ma siete mafiosi? No, e allora parlate. Comunque, no, questa questione del cristianesimo c'entra perché, di nuovo, lo sforzo che uno, un filosofo come me, F maiuscolo, M maiuscolo, fa è: ma puoi davvero prescindere dalla conoscenza dei fondamenti ultimi o no? Ed è questo che diventa poi problematico proprio nell'etica. Perché quando uno dice ma non c'è una verità universale, cioè chi se ne frega, dicevo io, ma mi basta sapere che il tram passa da quell'ora a quell'altra ora, il treno arriva, svegliarmi a Reggio Emilia invece di rimanere imbesuito fino a Modena, eccetera. Poi per il resto che siano verità universali non me ne importa un fico. Ma dice però nell'etica, quando uno fa questa domanda la fa sempre, come dire, dal punto di vista di un'autorità. Chi è che vi chiede i documenti? La polizia, non certo i vostri amici, ci sono dimenticato che te diceva, non importa. Cioè quelli che vi devono inquadrare dentro.
quando si parla del bene e del male nel mondo, cioè io dico, ma tutto sommato poi il male nel mondo non c'è, ma come? E citassero mai se stessi o un vicino di casa, citano sempre invece Hitler e Burundi. Sì, certo, lo so che è come dire, c'è sempre questo, questa specie di pretesa universalizzante che io contro cui filosoficamente mi sembra di dover lottare, perché sono convinto che tra la pretesa della verità universale e la pretesa di potere c'è sempre una connessione sospetta. Adesso faccio l'esempio della carta d'identità del poliziotto, faccio l'esempio, sono le autorità che si preoccupano della verità universale. Non certo noi, io, se uno ti dice che non devi ammazzare le vecchiette per strada, tu vai a chiedere e dici, ma scusa, c'è una verità universale sulle vecchiette? Cioè, no, scusa, ma adesso sei mica matto, ti risponde. Però, se fossi un'autorità dovreste mostrare, cioè, come dire, il cristianesimo fa parte di questo gioco, non perché sia quello della verità universale, perché è la nostra storia vicina, la storia di molti di noi. Quando io dico che voglio rispettare il principio della carità verso il prossimo e che non si dimostra, lo dico come se fosse il giovane ricco che Gesù vede e lo guarda negli occhi. Sì, naturalmente, poi il giovane ricco dice, no, ma veramente non me la sento tanto. Boh, speriamo che poi si sia salvato in qualche modo, ma non è che Gesù Cristo, ammesso che abbia mai percorso le strade della Palestina, oggi non potrebbe, naturalmente, in ogni caso, abbia mai argomentato che c'è il diritto naturale, c'è una natura dell'uomo di cui dipende tutto, che esiste Dio come causa suprema. Parlava esattamente come la gente della sua epoca, ma anche se citava l'Antico Testamento, però anche nell'Antico Testamento non è che ci siano delle grandi dimostrazioni matematiche. C'è uno che va sul monte e porta giù le tavole della legge, poi sudando dice per le sedie vengo un'altra volta. È una barzelletta su Mosè. No, voglio dire, non è poi che ci siano quelle grandi verità universali, anzi ci sono delle verità molto particolari, tipo fate fuori i vostri nemici prima che facciano fuori voi. Sì, non fategli male, si potrebbe aggiungere ogni tanto, ma in realtà voglio dire, la questione della verità universale è sempre legata alla questione del potere. Allora, io sono cristiano non perché ho riconosciuto la validità delle prove dell'esistenza di Dio, la validità, la storicità dei Vangeli, ma ragazzi, lo so che a noi al catechismo ce l'hanno sempre insegnata così, ma com'è possibile spiegare che ci sono prove storiche del fatto che quando le pie donne vanno a vedere il sepolcro non c'è più Gesù e anzi lo vedono risuscitato, c'è un angelo? Io credo, riesco a dire quelle cose lì anche nel credo, raccontarmele tra me e me, ma solo perché sono innamorato di una certa etica che c'è nel Vangelo, che è quella della carità. Forse quest'etica ha qualcosa di divino, anche questo sarà vero, ma però non venitemi a dire che lì c'è una verità universale che si può dimostrare, eccetera, eccetera. Guardate che, come mi insegnava il mio direttore spirituale quando ero piccolo, che era un grande studioso di San Tommaso, la teologia naturale, cioè quella in cui si prova l'esistenza di Dio sulla base della ragione, è stata più o meno inventata ed elaborata come manuale missionario. Cioè, i missionari che dovevano andare a convertire, e già questo è un problema, che non so perché bisognasse convertire a tutti i costi, ma comunque, dice, abbiamo trovato la salvezza, veniamo a dirla anche a voi. Cioè, ma voi chi siete? Cioè, beh, dice, noi siamo della gente che ragiona, ti dimostriamo che Dio esiste, poi è venuto suo figlio e già lì. E così avanti. Cioè, hanno organizzato un sistema di deducibilità razionale dell'esistenza di Dio, ma solo per predicare il cristianesimo a quelli che non erano cristiani. E già lì si mischia tutto con questa faccenda dell'apologetica e dell'istinto convertitorio.
Io adesso non so se i missionari di adesso esistono ancora, i missionari, sì, cosa fanno quando vanno in Africa? Noi diciamo sempre in Africa perché noi da piccoli dovevamo convertire i negretti, allora in Africa, ma possono andare anche in Asia, in Islanda. Cosa fanno? Mettono su un ospedale. Certo non vanno lì e si mettono a dire guardate che c'è un Dio in tre persone, c'è un Dio in tre persone. Fanno delle cose, cioè praticano se volete la carità, insegnano ai mariti a non picchiare troppo duramente le mogli quando tornano a casa dall'osteria ubriachi fradici. Insomma, fanno un servizio umano molto cristiano perché è umano, non perché dogmatico, e non dimostrano niente. Allora, quando io mi dico cristiano, è perché effettivamente mi rendo conto nel mio discorso, e forse nel discorso della filosofia moderna europea, che togliere l'immaginario cristiano, la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento, pensate solo a Shakespeare, anche senza tutte le mitologie bibliche, tanto a Dante, voglio dire, tutto questo non significa che allora la Bibbia è vera, significa che per noi non si può tanto facilmente fare a meno di questo. Se mi domandate ma io a cosa mi attacco? Mi attacco a questa roba qui, mi attacco alla predicazione di Gesù Cristo, mi attacco alla Chiesa, beh su questo potrei attaccare la Chiesa forse, più che attaccarmici, ma comunque, anzi se c'è qualcosa che mi spinge a distaccarmi dagli insegnamenti di Gesù Cristo è la Chiesa, cioè perché mai credete che la gente ce l'abbia tanto col cristianesimo? È una religione di amore, Dio ha mandato il suo figlio, si è sacrificato per noi, predica la carità, fa... E c'è chi la rifiuta. Beh, se vi ponete la domanda, la colpa è dei preti, detto proprio brutalmente, ma la colpa è dell'istituzione. Questa istituzione oggi ha un messaggio possibile per salvare se stessa e l'umanità, che è quello di negarsi progressivamente. Un ex gesuita americano che ha scritto un libro su Dio, il Signor Dio, come se fosse una biografia attraverso la Sacra Scrittura, ha scritto anche un secondo volume su Gesù e il suicidio di Dio. Cioè il cristianesimo è una delle poche religioni, forse, e questo è il suo primato, che non è una religione, è una religione che invita alla dissoluzione della struttura visibile, delle gerarchie, è una cosa anarchica. E Gesù si capisce molto meglio così che con tutti i paramenti. Io una volta sono andato a un'udienza di Giovanni XXIII per un gruppo di giovani laureati, cattolici, e lui aveva soltanto un vestito da papa, ma non tanto solenne, e ha detto ma mi trovate qui vestito da satrapo, scusatemi. Questi satrapi non pretendono di amministrare i sacramenti, che sia nelle loro mani la salvezza delle anime. È più o meno la storia di Lutero e dell'indulgenza. Adesso non ci sono più indulgenze, ci sono i voti, però se non i voti religiosi, i voti. Se non stai attento a quello che dice il Papa sull'eutanasia, paf, alla prossima lezione vedrai cosa ti dice il parroco. E tu che sai benissimo che i cattolici di base se ne infischiano di quello che dice il Papa, con tutti i loro preservativi, eccetera, eccetera, non ci fanno caso, però non sai mai, ce ne può essere quella diecina che ti fregano le lezioni. Quindi devi stare attento, non puoi metterti contro. Io sono cristiano perché mi piace leggere il Vangelo, perché mi piace tentare di praticare quelle virtù, diciamo tutte, cioè tutte quelle che secondo me sono evangeliche, ma davvero non si può indulgere il piacere della carne, mai. Beh, con un po' di rispetto per l'altro, io fonderei anche un codice sessuale su questa faccenda del rispetto dell'altro. Certo, se proprio, prima di tutto eviterei lo stupro, non sono un romeno in cinque persone, però scherzo, poveri romeni, anche loro. Oltretutto questi poveretti quando vanno in giro stupracchiando, anche perché, è come se andassero in giro a rubare in un supermercato perché hanno fame. Adesso è meno, certo è più violento e molto meno probabile,
però non so se lo fanno proprio solo perché sono dei sanguinari a cui piace soltanto trarre piacere sessuale picchiando sulla testa questa qui mentre tutti gli altri la te... sono, certo sono dei figli di buona donna, quello sì, ma come dire, no, adesso non voglio dire questo, ma certamente anche l'etica sessuale della Chiesa, che una volta era la via maestra per cui gli adolescenti abbandonavano la fede, cioè la basta, adesso però questi preti ne hanno rotto. Adesso i preti sono molto più tolleranti. Qualcuno di voi è mai andato a confessare un peccato impuro che non gli sia stato assolto? Ma figurati, non lo confessa neanche più, pensa un po'. Però non deve dirlo perché il Papa si offende, si incazza, dice che è una vergogna. Insomma, c'è un modo di praticare un'etica ragionevolmente cristiana senza lasciarsi soffocare da questi satrapi, che oltretutto poi le loro satrapie non sono tanto pie, queste satrapie, come sapete benissimo, si devono rovinare intere diocesi per pagare i danni ai ragazzini americani. In Italia non è ancora invaso questo uso, ma il giorno che comincia, non so, io personalmente non sono mai stato molestato dai preti. Sono grato alla Chiesa per essere stato educato a fare l'esame di coscienza, a tentare di organizzarmi la vita. Sono diventato un buon produttore. L'etica cristiana, in fondo, non è mai stata tanto mistica in Italia, è stata sempre un'etica della ma devi rispettare la tua vocazione, sei uno studente, studia bene, sei un operaio, lavora bene, sei un politico, politicheggia bene, e cioè rispetta i comandi di Santa Madre Chiesa. Però per dire che effettivamente si deve contestare questa roba qui, cominciando proprio anche dallo smaialare l'apertura, nel senso di questi non hanno nessuna autorità, non possono continuare a predicare la carità tenendo in vita artificialmente una poveretta che vorrebbe morire. Lasciamo da parte che lei non lo ha detto, a me non lo ha scritto, ma non ce lo lasciano neanche scrivere. Come dicevo prima a Gianluca, io mi sono convinto che il caso Eluana è semplicemente il realismo della Chiesa Cattolica. Nessuno gliene frega più niente di andare all'inferno, perché nessuno ci crede più, fortunatamente. Figuratevi Dio, questo Dio perfetto, buono e misericordioso, che sta tutta l'eternità a vedere che vi ho trovato nel fuoco, soffrendo le pene dell'inferno. No, però c'è qualcosa che la gente teme adesso, ed è, e se rimango paralizzato e non posso più muovermi e sto lì per 20 anni, voglio poter decidere sulla mia morte. Ah no, dice questo no. Cioè, il terrorismo ecclesiastico è passato dall'inferno, che era una palla gigante, alla condizione finale. E su questo la gente si spaventa, ed è su questo che picchiano vescovi e papi. Bisogna dirgliene di tutti i colori, ma io da cristiano voglio salvare la Chiesa da questa robaccia che l'ha occupata. Lo so che non ho risposto alla domanda di Pier Giorgio, ma abbastanza. Sì, sì. Poi ho aggiunto alcune parolacce di me. Però adesso c'è qualcuno che vuole salvare la Chiesa da me? O anche qualcos'altro, salvate il salvabile, salvate i mobili, salvate i bambini. Non mi sembra abbastanza, ecco, finalmente ho provocato una reazione, sì, di due reazioni. Era preoccupante. Aspetta. Ma se il fatto non è stato per diversi anni è anche presentato, se non sbaglio, all'Eglia Dos. Beh, è stato un episodio che ha fatto scattare questo, per cui se la sua presa non è, ma sì, io in quell'epoca ero stato candidato nel Partito Radicale. Nel 1978, quando le Brigate Rosse mi hanno minacciato, una persona che aveva accettato di far parte della giuria del primo processo delle Brigate Rosse, che si faceva a Torino nel marzo 78, era Adelaide Aglietta, la segretaria del Partito Radicale. Quindi, io ero preside della mia facoltà, cioè
poi facevo parte, diciamo, di quella sinistra non terrorista che secondo alcuni miei amici era l'obiettivo, dice guarda, c'erano sempre quelli che conoscevano, chi conosceva il terrorista. Ci hanno fatto un elenco e tu ci sei dentro come Bobbio, per esempio, che era uno di sinistra ma che non approvava completamente l'operato del Brigante Rossa. Quindi può darsi che ci sia stato quello. Poi mi sono, in realtà ho scoperto anni dopo chi erano questi qua, che però erano già emigrati, poi erano andati in prescrizione, poi non avevano sparato a nessuno. Però c'erano degli studenti che avevano fatto una cooperativa per fare la pulizia della facoltà e avevano le chiavi di tutti gli uffici, compreso del mio. Andavano a vedere, perché una volta la cosa strana era che una volta ero andato in America a fare delle conferenze e sono tornato una certa sera, il giorno dopo mi telefona la voce del BR, dice è tornato, eh? Dico sì, dice bene, la faremo fuori, delle cose così. Allora io mi sono domandato, ma come cavolo sapevano che io tornavo proprio ieri? Poi semplicemente qualche settimana dopo un mio collaboratore mi dice, ma sai, dice, sono venuti l'altro giorno nel seminario dei tipi con l'arma da terroristi, che non so cosa fosse, si domandare di te, noi gli abbiamo detto che tornavi il giorno tale, ma erano poi questi che facevano le pulizie, insomma un casotto senza limiti, però io mi sono preso un bello spago naturalmente, e poi soprattutto divertente, insomma l'ambiguo era, i carabinieri, ma non l'ho raccontato nella biografia, il carabiniere che mi era venuto a trovare, che era uno studente, uno che voleva laurearsi in lettere, per diventare più presto generale, era un colonnello dei carabinieri, mi diceva noi mettiamo degli uomini a sorvegliarla, cioè lei non li riconoscerà. La portinaia mi diceva, qui su c'è una macchina con quattro figuri a bordo, non si capisce. Lì sono queste cose un po' preoccupanti, no? Però insomma è passato sì, anche per la forza, non so cosa. Beh, io a un certo punto che non avevo tanta antipatia per questi qui, devo dire, perché ero incazzatissimo anch'io con il regime democristiano. Però mi sono a un certo punto domandato, conoscendo alcuni miei allievi che sono stati arrestati perché avevano il numero di telefono, che scrivevano dalla carcere delle lettere di una retorica tremenda, allora ho cominciato a dire, ma io voglio che ci siano 10 anni di guerriglia più 20 anni di stalinismo, è questo che desidero? No, per favore, grazie. E quindi mi sono adattato, ma è stato un periodo su cui chi l'ha vissuto continuamente ritorna, ci ripensa, anche adesso Battisti in Brasile. L'altro giorno la Foglia di San Paolo mi manda un mail dicendo ma risponderemo un'intervista su Battisti. Io penso e ripenso, ho detto no grazie, non so, è troppo complicato, perché lui sostiene di non aver assassinato. È vero che il processo gli è stato fatto in contumacia, non ha avuto tutte quelle... Però francamente preferisco non metterci mano lì dentro, perché è un tal casotto che non sai mai dove. Già ho tutti i miei nemici per la questione del boicottaggio di Israele, la fiera del libro e tutto il resto. Lasciamo perdere. Ma sì, se volete degeneriamo un po' sul pettegolezzo politico. Ce ne sono tre. Andrea, dove Andrea? Un attimo solo. C'è un presidente. Chi ha il microfono parli. Grazie. Professor Bardi, mi faccio una domanda. Lei si definisce un cristiano? È così? No, lo chiedo, perché qualche volta si è definito anche cattolico e questo me lo ricordo benissimo. Sì, no, in genere, come dire, consapevolmente preferisco definirmi cristiano, però io sono stato battezzato, non mi sono sbattezzato, mi sembra ridicolo fare lo sbattezzo, mi sembra, insomma, non ho nessuna voglia di mettermi lì, andare a dire cancellatemi dal registro parrocchiale. E devo dire che qualche volta mi chiamo cattolico perché voglio poter polemizzare contro la Chiesa dall'interno, cioè voglio dirgliene quattro al Papa, senza che lui dica subito no, ma con lui tanto non c'entra, è un altro. No, io sono sempre stato
sono sempre stato un credente, ma il problema vero è che cosa credono i credenti? Quelli che si chiamano credenti, davvero, credono davvero che Gesù è seduto alla destra, o che devono non usare il preservativo pigliandosi l'AIDS, o che devono non lasciar morire Luana perché la vita e tutte queste cose qua. Io non ci credo che i credenti credano quello. Io ho fatto questa domanda perché questo discorso sul cristianesimo, che non è da fare scadere a rango religioso, l'ho fatto, non so se avete qualcosa, padre Aldo De Velasco, che ha insegnato tutti gli anni di Sant'Egna. E questo discorso penso che lo abbia anche scritto in dei suoi tanti. E io ho scusato e mi è piaciuto molto, però ho detto questo, lei parli più forte, tenga, come parlerebbe un ragazzo che non ha ancora scelto di aderire a nessuna corrente religiosa, ma neppure vuol dire ha una relazione ad un'etica specifica? Perché il cristianesimo, per esempio, lei prima l'ha spiegato in modo abbastanza. Ma io credo che, certo, si può far leggere il Vangelo a un ragazzo che non ha ancora scelto niente. Soprattutto non gli presenterei l'istituzione come qualcosa di degno di essere scelto. È un problema che, sì, che non mi sembra banale, nel senso che non ho una soluzione, non faccio più l'educatore di adolescenti perché ho insegnato solo per un po' in una scuola di operai che avevano tra i 15 e 18 anni, e poi sono andato all'università dove la gente arriva già formata o deformata definitivamente. Allora partecipo a dei dibattiti religiosi, nel senso che parlo di religione, dico cosa penso della teologia, ma per cui capisco che è un problema. Una volta in un dibattito con Buttiglione ho detto che gli farei leggere dei buoni romanzi, il Vangelo dei romanzi, e poi si regolino secondo scienza e coscienza, anche secondo decenza, cioè non so bene se io naturalmente quando facevo il liceo c'era il problema se si andava alla casa di tolleranza o no, ma a un certo punto i miei compagni di 18 anni cominciavano a frequentare questa cosa, io mi scandalizzavo, non so neanche a dire la verità, c'erano tante altre ragioni, io non avevo nessuna voglia di andarci, forse ho voglia di fare altre cose, ma non erano previste da nessuna casa, da nessuna legge, quindi mi incazzavo un po' tra me e me. Però non so se insisterei tanto come si insisteva a quell'epoca sul dovere della castità con i giovani. Perché è vero che, ma davvero ci sono di quelli che si disperdono per via del, mamma mia, dello spreco delle loro energie, come dice però Benjamin, quando tu, lo storicista che sta a sprecare le sue energie con la puttana, così fu nel bordello dello storicismo. Però anche Benjamin aveva quest'idea, mentre Adorno a quanto pare sognava soltanto bordelli a Gogò, ha pubblicato di recente un libretto con i suoi sogni, è uscito in italiano, non so dove era, delle cose abominevoli, no, poveretto, insomma, si capì, era uno molto castigato, poi era anche un po' grassottello. Pura te. Voglio dire, non saprei, secondo me oggi è meglio spingere i giovani al volontariato e alla politica, occuparsi degli altri, poi devi star lì continuamente, essere sicuro di non aver fatto il tuo peccato, per favore, se ti piace fallo, dopo un po' ti stuferai, trovati un... Sì, per esempio, una cosa che i preti predicavano, ma sempre un po' ipocritamente, era che il vizio impuro solitario è cattivo. E siccome gli adolescenti, fino a un certo punto, difficilmente trovano dei partner, perché le loro compagne di scuola sono state educate anche loro dalle loro mamme a non, come dire, a non abbassare gli ormeggi, allora il risultato è che il vizio impuro solitario è la cosa più diffusa.
non diventano ciechi, questo sì, se no praticamente non si potrebbe circolare per strada. Però veramente è vero che, ma questo è contro tutta l'etica familiaristica che abbiamo, sarebbe meglio crescere armoniosamente con qualche partner. È meglio se un adolescente pecca con una sua compagna di scuola, meno bello se pecca con la mamma di un suo compagno, cosa che capitava, capito? Però voglio dire, piuttosto che ridursi lì a chiudersi nella sua stanza, peggio ancora nel bagno, perché questa è la verità che succede. Allora, questo per favore no, ma certo non perché devi conservarti puro per quando ti sposerai, la miseria. E intanto poi non ti sposi tanto presto perché non hai soldi, non c'è una casa, per giunta, sì, il romeno stupratore è il romeno stupratore, ma se ci fosse una possibilità, per esempio io sono, questo giurate che non l'ho raccontato a nessuno, no, ho avuto una grande svolta nella mia sessualità quando mi sono comprato la 600, che era la popolarità dell'automobile in quel tempo, perché i ragazzi dove vanno? Io, anche quando avevo ancora una ragazza, poi ho preso delle altre strade, ma la domenica pomeriggio eravamo lì come due beccaccioni, perché dove vai? Nei bar, nei cinema, a pomiciare nelle ultime file, una roba. Quindi certamente questo tipo di educazione sessuale non va bene, io non so però quale altro immaginare, nel senso che, come dico sempre, quando ci sono dei dibattiti sul disagio giovanile, io parlo del disagio senile, ma i giovani se ne di cosa volete che sia, si arrangiano un po' come posso. Ma lo capisco però, questo sì, cosa dire, come educare degli adolescenti, dei giovani adulti, maschi e femmine. Io sarei per una maggiore libertà sessuale accompagnata da un maggiore impegno politico-sociale. È l'unica cosa che posso vedere seriamente, poi anche culturale, leggere dei romanzi invece che andare solo in discoteca a farsi assolvere, questo sì, ma lì c'entra tutta una quantità di altri fattori. Ecco, quello che mi sorprende è questa ossessione della sessualità. Ho seguito con molta attenzione tutta la prima parte e devo dire che la storia del romeno mi ha lasciato un po' di festa. Quindi mi sto veramente chiedendo se Dio, il figlio di Dio in quanto maschio, sia a destra, a sinistra, secondo me, tra tutte le parti in quanto maschio, perché veramente i discorsi che lei fa sono di quella cultura cristiana di cui veramente siamo stanchi. Ma tipo questo, quale? Cioè, tipo il rumeno che non può trattenere il suo istinto, ha appena detto che ci vorrebbe un codice sessuale, ce lo riunisci il suo codice sessuale. Una maggior libertà di rapporti sessuali, perché le ragazze sono educate dalle loro mamme a non mollare? Perché non sono stati educati a usare gli strumenti, ovvio. Ma scusi, il preservativo non l'ho mica inventato io. Lei ha parlato di stupro, rimaniamo in tema. Sì, lo so, ho parlato di stupro, certo non la provo, vorrà dire che io approvo lo stupro. Lei ha detto che sa un rumeno, poveretto, non avendo da. No, io dico che però. No, però badi che questo problema della povertà anche di rapporti umani degli immigrati è drammatico. Beh, tutti e due, nel senso, se rapporti umani sono solo ascoltare Bach, sono fatti loro. Ma ho capito che qui, ho capito che le femministe non mi hanno, va bene. Non sono mai stata femminista. D'accordo, ma allora. Né cattolica e nemmeno democristiana. Meno male. Però io. Cosa devo chiedermi? Allora no, senta, le dico molto semplicemente, perché la stessa sensazione l'ho avuta io. Ma me lo dica, io per carità. Perché c'è una politica, c'è una cultura italiana, di quella di Berlusconi, dove dice che ci vorrebbe un poliziotto, un militare per ogni bella donna, le tutte ci saranno, le vuole nessuno. Ma per carità, non vorrò mica mettermi a livello di Berlusconi. Quella un po' così, cioè sorridente quasi, cioè è un po' insultante per noi, cioè
nel senso che lo stupro è chiaro che è un furto, sì, ma è una violenza ed è fatto sulle donne, ed è fatto su chi è più debole in qualche modo. E comunque questo modo di parlare sempre come tutto sommato fosse una cosa che poi ci ha perché tante ragioni in questo modo, e di questa cultura che porta poi lo stupro, il fatto che poi non sia una cosa grave, è uno sfogo che ha delle giustificazioni. Non c'è nessuna giustificazione, ci vedo un calcio di culo a uno, no? La giustificazione sono persone accuse per i fatti miei, cioè voglio dire, uno che è più debole. Sì, però. Il tono con cui lei l'ha detto, cioè, il tono era offensivo. Non so, vabbè, allora, io di questo posso anche rendermi conto e chiedere scusa, starò più attento. Però lei, per esempio, si è mai domandata perché non esistono stupratrici femmine? Esistono anche quelle. Ma sono pochissime, perché noi viviamo in una società maschilista, dominatoria, eccetera. Questa storia del maschilismo fa parte di questa storia, fa parte anche il disagio degli immigrati. Questa gente vive ai margini della società. Allora io non sto giustificando, sto spiegando come accade. Non posso considerare il romeno semplicemente come un feroce seminario. È uno che ha dato sfogo a certe cose che non sono uomini di cazzo, cioè cominciamo a. Lei non dica cazzo, che tanto non c'è. Stia zitto. Vabbè, ma anche lei, questa è una cultura dello cristiano di dire sempre cazzo. Non lo dica! Va bene, allora chiedo scusa anche lei. Bene, quando io ho detto quella roba lì mi sono effettivamente lasciato dominare da una cultura maschilista che quella del nostro Presidente del Consiglio. Le chiedo scusa, ma se poi lei mi risponde dicendo cazzo, mi incazza. No, io volevo tornare a argomenti un po' diversi. Più alti. Volevo solo dire questo. Io sono rimasto molto colpito dal concetto di etica come dialogo fino ai limiti della conduzione, credo, perché è tanto bello come concetto. Però credo anche, che spero che lei si sentisse, però non c'è società umana che non si sia imposta sull'individuo con il dogma, con l'arma del dogma. Ora io mi chiedo se il dogma non accetta il dialogo, non lo suppone e non lo permette. Mi chiedo se il dogma non sia una necessità umana di autopreservazione umana e soprattutto sociale, e se sì, diventa paradossale, cioè come fa il dialogo a gestirlo, come si fa a confrontarsi col dogma, a dialogare col dogma e a gestirlo in una società moderna. Ma sai, tanto bisogna considerare, il dogma è davvero qualcosa con cui si può dialogare? Verosimilmente no. È come la rivoluzione francese, adesso non vorrei offendere dei legittimisti, che taglia la testa al re per poter fare una costituzione. Quindi certamente il dogma non è una necessità umana, è stata la necessità delle società umane fino ad oggi, però delle società umane, di quelle che conosciamo noi. Io non so se per esempio i selvaggi dell'Amazzonia, selvaggi? Non selvaggi, ma insomma quelli che vivono in culture diverse dalla nostra hanno dei dogmi, hanno delle tradizioni, ci sono delle culture umane diverse, certamente meno produttive della nostra dal punto di vista della produzione di beni, di oggetti, di automobili. Forse anche, per esempio, se mi ammalassi di una malattia molto grave, prima di tutto scappo dall'Italia, perché se no, se per caso rimango paralizzato, mi tengono lì in frigo per i prossimi 200 anni. Ma poi magari vado in Amazzonia, dove mi curano di meno dal punto di vista della sopravvivenza, ma magari mi fanno vivere meglio dal punto di vista del dolore. Fumano, hanno dei funghi allucinogeni, fanno delle altre cose, voglio dire. Ora, lì in società diverse dalla nostra c'è il dogma, cioè cos'è il dogma? Guardate che persino il Corano non è dogmatico nel senso in cui lo pensiamo noi cristiani o cattolici, nel senso non c'è un'autorità centrale. Una volta che ero in Tunisia dicevo, ma come? Voi mi ispirate naturalmente all'Università del Cairo, Al-Azhar, questa del
centrale, noi ce ne freghiamo di quelli lì. E c'è una situazione, quindi la parola dogma, certo, le verità, come dire, accettate e enforced, fatte valere anche dal potere, sono la peggio cosa, naturalmente, nel senso che lì se uno non pensa come il partito dominante o il dittatore va in galera. Allora, su questo volete fare il dialogo? No, bisogna fare la rivoluzione, bisogna dialogare con qualcun altro che stia con noi per andare a tagliare la testa al re. Però non riesco tanto a capire, cioè lei sembra dire, tutte le società hanno delle verità ufficiali, che chiamiamo dogmi. Come si fa a dialogare con quei dogmi? Beh, se uno li accetta, ci sta tranquillo dentro. Se non li accetta, si mette d'accordo con altri attraverso il dialogo per far fuori i dogmatici. Lo so che non è una visione tanto realistica, pacifica, però è quello che ci succede continuamente, soprattutto anche perché il dogma diventa insopportabile quando si vedono di più le possibilità alternative. Cioè una società che non ha comunicazioni, che sta tutta compatta nel maso chiuso del Medioevo, il dogma sì, darà fastidio, ma sostanzialmente non c'è molti che protestano, però oggi invece sì, allora noi parliamo del nostro oggi. È da un'ora, Andrea. Prima ti sei data l'opportunità di farlo. Sì, ma adesso. No, no, Andrea. No, Andrea. Lasciamoli parlare, moriremo di fame. Stavo per alzare con la paletta che non mi schianto durante la processa. Anzi, chi ha delle domande da fare alzi la mano subito e poi non parli più. Io ho seguito la polemica che c'è stata sulla stampa, la sua risposta di oggi a quel cittadino, penso israeliano, che l'ha offesa dicendo che vergogna per come lei ha trattato la questione di Gaza. Lei usa un termine che condivido, l'uso politico della Shoah. Mi sono fatto un'opinione in questi giorni, proprio anche durante le celebrazioni, le notizie delle celebrazioni del giorno della memoria. Meno male che la Gemilia ha fatto una mostra dove i deportati sono anche politici, zingari e tutta una serie di cose. Volevo che lei spiegasse meglio questa cosa, perché la cosa sorprendente è che, a proposito di quello che ha detto stasera, l'Olocausto sembra arrivato da un esercito di demoni e non si sa da dove sembra arrivato, cioè il male, cioè c'è una rappresentazione quasi religiosa o sacra di questo dramma della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, dopo tanti anni, anche quest'anno, nessuno o pochissimi hanno tentato di ricordare come mai il nazismo e il fascismo è andato al potere. Cioè, la cosa sorprendente, anche a livello delle massime istituzioni, che si ricordano l'Olocausto, la Shoah, senza approfondire gli argomenti, ma non perché siano risaputi, ma perché abbiamo avuto una roba del genere. Il termine uso politico della Shoah, penso che lei si riferisse a Israele, cioè non si può criticare Israele, eccetera. Mi può dire qualcosa di più? Sì, dunque io cercherò di parlarne poco, anche perché secondo come dice Cossiga in una sua intervista, chi tocca agli ebrei e allo Stato di Israele fa una brutta fine. Io, citando appunto Hitler per esempio, che alla fine c'è tutto, e Cossiga lo diceva ammonendo Obama, io devo dire che sono molto preoccupato di questa cosa qui, perché evidentemente ci sono due aspetti qui. Uno, la questione dello Stato di Israele, la politica dello Stato di Israele dal 48 oggi, che non esisteva ancora quando Hitler ha fatto i campi di sterminio. Quindi già
come dire, l'uso politico della Shoah comincia dall'identificazione pura e semplice degli ebrei con gli israeliani, totalmente, mentre ci sono un sacco di ebrei che non sono cittadini di Israele e non sono sionisti, cioè non sono gente che ama che esista lo Stato di Israele, questo è il punto. Comunque, e questa è una questione. L'altra questione sono le origini più remote, e lì io su questo, però anche lì non capisco bene, l'antisemitismo è uno degli aspetti della nostra tradizione in cui le chiese cristiane hanno avuto le loro colpe. Io stesso da piccolo ho recitato forse il Venerdì Santo la preghiera per i perfidi giudei, perché erano quelli considerati responsabili della morte di Gesù Cristo. Oltretutto, se non lo ammazzavano non ci avrebbe salvati, tra l'altro, ma però questo è di quelle contraddizioni della mitologia che non ha tanto senso. Quindi c'è da un lato, insomma, una politica che si è a un certo punto servita anche dell'antisemitismo della tradizione occidentale, che ha le sue radici remote, lontane, vicine, e io lì non saprei come spiegarlo, perché è come l'omofobia. Perché gli omosessuali sono odiati? A cominciare dal Papa, che chiede perdono agli ebrei, ma agli omosessuali mai. Quindi noi abbiamo ancora un po' più di diritti di essere perseguitati. Non chiediamo uno Stato, per esempio, ma è un altro discorso. Però, voglio dire, c'è una tradizione di queste cattiverie storiche che è difficilissima da ricostruire. Si può invece ricostruire l'uso che dell'antisemitismo hanno fatto fascisti e nazisti, perché effettivamente i nazisti, primo, avevano bisogno di un nemico interno contro cui lottare, secondo, ce l'avevano con i perfidi giudei che erano padroni delle banche, dei negozi, eccetera. Terzo, va a sapere, voglio dire, perché il nazismo sia stato antisemita, io non riesco a spiegarmelo tanto. Ci sono probabilmente delle ragioni contingenti che affondano però in una mitologia. Pensate che poi Hitler era anche uno che voleva andare a cercare l'arca dell'alleanza, cioè c'era tutto un sottofondo magico di gente che credeva delle cose strampalate. Forse lì il male, forse c'era il demonio. Io tra l'altro all'esistenza del male non ci credo, se non quando incontro certi colleghi che effettivamente mi sembrano l'incarnazione del diabolico, ma che sia il male. Per esempio, certo, la Shoah è un grandissimo male, come dire, però da lì a dire che il male la Shoah e non per esempio lo sterminio degli indiani d'America, di cui non si parla mai, perché la Shoah è dell'altro ieri, gli indiani d'America sono dell'Ottocento, questa grande democrazia di cui noi prendiamo tutti gli esempi, eccetera, eccetera, li ha fatti fuori a lei, a quintali. Noi non ne diciamo niente. Allora, voglio dire, sono scandalizzato e sconvolto da tutti i mali di questo genere che la storia del passato mi trasmette. Non so se sentirmene responsabile, sono stato figlio della lupa, perché sì, quando io, essendo nato nel 36, nel 39, 40, avevo 4, 5, 6 anni, sono arrivato ad andare a scuola col Fez, ma non mi sento corresponsabile di questo. Voglio dire, l'antisemitismo e in genere il razzismo è una cosa molto complicata, è molto radicata, eccetera, eccetera. È tutto riassumibile nell'antisemitismo? Questo io lo trovo un po' esagerato, devo dire, perché ci sono state stragi nella storia altrettanto terrificanti che noi non celebriamo tutti gli anni. E questa è la più vicina a noi, è scandalosa per il modo in cui è stata perseguita tecnicamente, è scandalosa perché c'è ancora oggi chi dice ma non è vero, non erano 6 milioni, erano solo 600.000, come tra l'altro come se 600.000 fosse un numero trascurabile. Quindi su questo non so cosa dire, e mi sono proposto sempre di più di parlarne sempre meno, ma quello che mi scandalizza è troppo, cioè l'idea che chi è antisionista sia antisemita, questo non me la fanno digerire. Siccome persino il Presidente della
dice, allora lì mi arrabbio davvero, perché io sono convinto che lo Stato di Israele c'è, come tutti gli altri stati, ha diritto di esistere, nel senso che non vorrei distruggerlo da oggi a domani. Non sono convinto che sia uno Stato democratico, perché è uno Stato razziale, teologico, e gli arabi, i pochi che ci sono, quelli che ci sono rimasti, hanno diritti forse formalmente uguali a quelli degli ebrei, ma sostanzialmente no. Non solo, è uno Stato che da quando esiste non ha fatto altro che espandersi colonialisticamente, perché appena costituito ha subito fatto delle guerre per allargare i confini, continua ancora adesso, gli insediamenti, i territori, eccetera. Gaza è stata strangolata. Questo signore che scrive lì, questo signor Babut, che dice questo attimo è pazzo, vabbè, d'accordo, mi dice Gaza è stato liberato, è liberato un corno, l'hanno circondata di filo spinato questi qui per andarsi anche solo a comprare il pane, non dico i missili, che tra l'altro non hanno mai fatto male a nessuno, perché se contate tutti i missili sparati, i missili Qassam, certo disturba molto vivere sotto la possibilità che ti arrivi il missile sulla testa, però erano poco più che petardi, perché in tutto ci sono stati, quando va bene, una decina di morti per quella roba lì, mentre a Gaza sono 130, quanti diavolo sono? Non mi ricordo più, non li conto più. Allora, tutto questo mi fa dire che io sono favorevole che lo Stato di Israele esista, perché è uno Stato e c'è, se c'è non voglio fare una guerra per distruggerlo. Sarei favorevole al fatto che il primo rispettasse le delibere dell'ONU rientrando nei confini del prima del 67, cosa che non ha nessuna intenzione di fare. Due, preferirei che diventasse uno Stato, perché quando per esempio Ahmadinejad vuole distruggere lo Stato di Israele è molto complicata la cosa. Io stesso vorrei che Israele si chiamasse Palestina, dove convivono ebrei ed arabi insieme, ma non potranno mai farlo nei prossimi 2000 anni, visto come sono andate le cose fino adesso. Io preferisco uno Stato laico, è inutile quando mi vengono a dirmi che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente. Sì, democrazia, nel senso che ci sono le elezioni, ma anche Hamas ha vinto le elezioni, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania. E questi hanno detto che erano dei terroristi. Non so, a furia di sentirsi dare del terrorista uno poi lo diventa, secondo me, perché non ha altri mezzi. E non so se chiunque prende le armi contro Israele in Medio Oriente è un terrorista, perché? Perché non c'è uno Stato di cui possa portare l'uniforme. E allora o è di Hamas, dice, ma è maestro, se siete terroristi, meritate. Insomma, è una cosa, ripeto, io sono pieno di dubbi, un sacco di amici ebrei con cui ormai parliamo solo d'altro perché non riusciamo a metterci d'accordo su questa roba. Capisco benissimo che un popolo che ha subito questa roba come la Shoah sia piuttosto pieno di sospetti, perché stia attento a qualunque movimento dell'aria. Però certo oggi, se c'è una genia non minacciata nel nostro mondo, sono gli ebrei, diciamo la verità. Se Cossiga, che ha frequentato tutte le istituzioni con la I maiuscola, spiega che chiunque tocca Israele, e se io stesso non scrivo quasi più sui giornali, lei se lo domanda perché mi pagavano pure, adesso non lo faccio più tanto, devo sempre passare attraverso, sempre garantire. E questa è la situazione. Se poi questo significa essere antisemita, non lo so, però è così, cioè non si può discutere della questione. Ma mai visto, prende il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa ogni tanto riesce a dire qualcosa di più, ma non certo per merito mio, voglio dire, perché è un po' bene. Questa è la situazione. Allora, chi è che aumenta l'antisemitismo nel mondo? Lo Stato di Israele. Come, chi è che aumenta l'ateismo nel mondo? La Chiesa Cattolica. Cioè, le istituzioni che si sclerotizzano, si difendono, si amplificano, sono prese da deliri di onnipotenza, questo fanno, si creano dei nemici. Io tra l'altro lì poi mi propongo sempre di non parlarne più, un po' perché così almeno non litigo con tanta gente, un po' perché chi tocca fa una brutta fine. Io sto sperimentando le prime fasi di un disfacimento totale, piano piano realizzerò anch'io il motto rossigliano, non lo so, insomma, però non so cosa dire, dice, allora se non sa cosa dire stia zitto, sì, ma se uno scrive alla
saputo la mia risposta come scritta in un corsivo quasi invisibile, leggerissimo, come un inchiostro simpatico. Sarà una mania di presentazione questa, io non lo so, mi sembra però molto strano. È scritta tutto piccolo, 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 piccolo. Ma ragazzi, fate voi. Siamo a casa, va, se no. Se andiamo avanti così, prima o poi veniamo alle mani, quindi lasciamo perdere. Dialoghiamo. Il professor Martino dice di andare a casa per evitare di venire alle mani, voi siete ne dite. No, non stuzzicare il pubblico che do. Dico solo nel microfono. Ecco, lo so. Dai, l'ultima domanda. Te la parto io. Vorrei complicare. In estrema sintesi, quindi in modo impreciso, addirittura ringrazio qui da alcuni momenti perché è stata una serata estremamente gradevole che avrà conseguenze fondamentali. Lei ha, rispetto al cristianesimo, ha mai dato la parola fede, e questo secondo me è abbastanza coerentemente sul fatto che la chiave di lettura che ci ha dato è etica, soprattutto assolutamente non della fisica. Allora mi chiedo qual è il suo atteggiamento rispetto a quella che è paradossalmente, contraddittoriamente, la fine dei nostri anni, cioè la scienza. No. Vi cambiate le carte in tavola. No, scusi. No, certo.